Eccoci qui con Pierfrancesco Grasselli e siamo venuti a trovarlo nella sua residenza romana, proprio di Trastevere, come nel romanzo I Maschilisti. Quindi I Maschilisti, un romanzo che è stato definito, si dice politicamente, molto scorretto. Vuoi spiegarci il perché? Certo, I Maschilisti, che è l'ultimo uscito con Mursia, è uscito l'estate scorsa, è un romanzo, io amo dire, per chi si è rotto le scatole del politicamente corretto, di tutti questi nuovi trend che ci arrivano poi dagli Stati Uniti in massima parte. Quindi inerenti, io la chiamo la gender madness, quindi la follia gender con tutti i controsensi a cui, che vediamo quotidianamente segnalati dai giornali, perlomeno da quei giornali che ancora si possono leggere, perché gli altri invece fanno propaganda di cose secondo me insensate. E che va contro anche tutto un femminismo, diciamo, esasperato e intollerante che ormai quasi demonizza il maschio e l'eterosessualità. Diciamo che siamo passati da un mondo che era un tempo realmente omofobo a un mondo quasi eterofobo, perché è questo che abbiamo adesso. Adesso ci sono anche le pretese anche del mainstream quando un autore, quando propone un prodotto, un libro, che sia un romanzo, una serie, una cosa. Ad esempio, c'è questa cosa richiesta quasi, anzi sempre esplicita ormai, di inserire persone con orientamenti sessuali alternativi, appunto transgender, con problematiche di questo tipo. Non dovrei chiamarle problematiche, ma ok, insomma, con orientamenti sessuali omosessuali, eccetera. È proprio. Ora, questo appunto, invece nei maschilisti si trova solamente della sessualità eterosessuale e molte punzecchiature verso questo stato di cose. E quindi è un romanzo senz'altro che costituisce una grossa provocazione per, diciamo, il modo in cui ci vorrebbero far pensare. Questo io in realtà è una cosa che ho sempre fatto con tutti i miei romanzi, perché a partire dalla trilogia Maledetta, uscita sempre con Mursia dal lontano 2006 in avanti, All'inferno ci vado in Porsche, L'ultimo Cuba Libre, Vivere da morire, erano tutti titoli abbastanza che dicevano le cose come stavano e come le volevo io, come le sentivo io, e non mi sono mai posto problemi. Io sono uno, appartengo a quella categoria di scrittori che prima scrivono secondo il loro sentimento, senza peli sulla lingua, e poi propongono agli editori. Quasi nel 99% dei casi, quasi sempre io faccio così. E quindi questo, diciamo, mi conferisce costituzionalmente come scrittore una certa libertà, e almeno per quanto riguarda i contenuti. Quindi io credo che oggi, ecco, anche l'editoria risenta di questo grosso limite che sono le imposizioni dettate dall'alto, da quelle che sono le lobby che dominano la cultura, che ormai sono legate a doppio filo alla LGBT, a tutte queste cose, oltre che ad altre situazioni, ad altri argomenti. E quindi il mio romanzo, I Maschilisti, va un po' contro questo sistema. Sta riscuotendo, credo, anche abbastanza interesse da parte del pubblico, proprio per questa ragione, perché tutta la gente che si è francamente rotta le scatole di libri che parlano sempre degli stessi argomenti, perché ormai è così, o di integrazione o di problemi di identità sessuale, di genere,
oppure di omosessualità, eccetera, un romanzo schiettamente eterosessuale, scritto tra l'altro da un maschio degli anni Ottanta, quindi che sono, diciamo, già diversi. Noi siamo proprio, per quello anche l'ho intitolato I maschilisti, perché noi siamo percepiti come maschilisti da queste nuove generazioni che sono molto più politically correct. E quindi veniamo percepiti così, quando in realtà io penso che noi avessimo e abbiamo ancora una concezione dell'amore e del sesso più pura rispetto ai ventenni di oggi, per esempio, perché i ventenni di oggi li vedo molto disillusi, i ventenni, le ventenni anche di oggi, le vedo molto, le sento molto disilluse, molto più ciniche di quanto non fossimo noi alla loro età. Sono molto più in grado di separare il sesso dall'amore, ad esempio, cosa che noi facevamo molta più fatica a fare e facciamo tuttora più fatica a fare, perché qui si andrebbe sull'argomento esoterico della scissione degli aspetti della sessualità che ho affrontato poi nell'essere umano, quindi il sentimento, parte psichica del sesso, della sessualità e atto fisico. E di questo argomento ho parlato poi in altri libri parallelamente, perché come sai scrivo anche saggi di esoterismo, romanzi iniziatici e cose del genere, quindi comunque il politically correct che io in ogni forma cerco di contrastare o per il quale perlomeno manifesto la mia antipatia non si limita solo a questi temi sessuali, ma anche all'assurdità dei sensitive readers, per esempio, che sono quei lettori, questo è molto diffuso nel mondo anglosassone, partito credo anche lì dall'America, che addirittura cambiano le parole dei testi e dei libri, l'hanno fatto su Dahl, l'hanno fatto su Agatha Christie anche addirittura, perché per timore di offendere qualcuno, qualche categoria, addirittura hanno censurato termini come grasso e brutto, cambiando proprio le parole, cosa che non so neanche se si possa fare a livello di diritto d'autore o cose del genere. Comunque lo fanno, hanno già cominciato a farlo, ed è un altro fenomeno profondamente inquietante della nostra epoca, in cui veramente la cultura, o quel che ne rimane, si sta standardizzando pietosamente e sta veramente cambiando, peggiorando in maniera drastica. Io credo che appunto tutti questi nuove tendenze, questi nuovi trend provengano dalla nazione che onestamente è la più decadente in assoluto, ne stiamo avendo la prova ogni giorno, perché purtroppo io una volta ero un grande fan dell'America, degli Stati Uniti e della loro cultura, adesso devo dire che ne ho disgusto, perché io vedo un paese culturalmente e moralmente in totale decadenza, vittima di una serie di assurdità asservito totalmente alle lobby del potere economico, solo la politica, ma questo in tutto il mondo, ma specialmente in America e nel nostro occidente europeo che prende lezioni e prende anche ordini dall'America, anche la politica, dicevo, sono solo dei burattini in mano alle lobby del potere economico, cosa di cui abbiamo anche riprova ogni giorno con per esempio tutti i soldi che diamo a Big Pharma e per questi vaccini che fanno più male che bene molto spesso. E quindi qual è la tua opinione dei vaccini? Ce ne vuoi parlare? Sì, possiamo arrivare che sì, volevo dire, ad esempio, anche la questione dell'Ucraina, tutta sporchissima, manovrata e in sostanza creata dagli Stati Uniti.
insomma, tutta una serie di cose. E io penso che a livello culturale noi prima prendiamo le distanze in modo netto da queste nazioni, da questa nazione, meglio è, perché stiamo veramente buttando a mare la nostra cultura millenaria, profondissima, europea, italiana, la nostra in particolare, per assorbire sostanzialmente delle scemenze. Dunque, poi mi hai chiesto dei vaccini, come la penso io. Io non mi sono vaccinato. Sono stato contrario da subito, in quanto io, ad esempio, ho avuto il Covid subito, prima che inventassero i vaccini, che mettessero in commercio i vaccini. Avendo i miei anticorpi, comunque, non mi sarebbero stati riconosciuti, quindi sarei stato tenuto a farmi lo stesso le vaccinazioni, perché chiaramente il sistema e il governo ci teneva affinché ciascuno di noi versasse il suo bravo obolo alle case farmaceutiche, e quindi l'ho trovata una cosa abbastanza sospetta e vergognosa da subito. Adesso stanno venendo fuori tutte le magagne, quindi tutte le per fortuna, grazie al cielo, sta venendo fuori la verità, e si è scoperto in sostanza che avevano ragioni i Novax, a quanto pare, perché basta guardarsi un po' in giro, sentire un po' le notizie, quelle non completamente falsificate dal mainstream, e poi se anche guardarsi intorno. Io ho avuto un paio di amici che non ci sono più per colpa di questi problemi cardiaci molto sospetti avuti, guarda caso, dopo l'inoculazione del vaccino. Quindi, ok. Dunque, insomma, un'opinione abbastanza negativa sulla situazione attuale, e spero, ma temo che ci stiano riprovando, perché è una notizia recente che sono state finanziate nuovamente Big Pharma per nuovi vaccini in previsione di una nuova futura potenziale pandemia. Quindi di nuovo questo giochino lo stanno continuando a fare, ma io credo che non sia facile fermarli adesso, giunti a questo punto, perché il mondo in sostanza è in mano alle lobby del potere economico, le quali non accennano assolutamente a cambiare registro. Va bene, allora ti ringraziamo e alla prossima intervista. Grazie a te.